Si parte mercoledì 19 giugno alle 8.30 con la prima prova, come da tradizione, con il tema di italiano. L'esame di maturità con le sue regole e i suoi riti anche quest'anno torna e non possono mancare ansie e timori che, lo diciamo sottovoce, non riguarda solo gli studenti, ma è a loro che vanno i consigli di un esperto. Per loro può essere consigliabile innanzitutto pensare ad una visione di successo di quello che stanno facendo, di tutto quello che hanno prodotto fino a quel momento, e poi magari organizzarsi al meglio per quanto concerne proprio l'esame stesso, e quindi arrivare preparati, non carichi appunto di quest'ansia, facendosi aiutare magari a volte anche con alcune tecniche di rilassamento che possiamo suggerire, con una visualizzazione di un momento magari edificante, piacevole, chiudendo semplicemente gli occhi e andando poi a ritrovare quegli stessi momenti quando loro ne avranno necessità. Andrà come andrà, restano le cose semplici da fare, ma senza una prescrizione precisa che aumenterebbe lo stress. Staccare un attimo da quelle che tutta questa concentrazione, dal carico ancora emotivo, e magari andarsi a fare una bella passeggiata con qualche amico, mangiarsi un bel gelato e affrontare al meglio una serata in maniera più distesa e piacevole, per poi il giorno dopo arrivare carichi, magari con una buona doccia fredda per una espressione al meglio delle proprie endorfine, e quindi prepararsi all'appuntamento pronti per poter vincere anche questa sfida. Ricordando anche che il traguardo non è soltanto legato ad un giudizio o a un voto quantitativo, ma che è un momento assolutamente personale, che comunque rimarca una crescita in qualche modo. Assolutamente, è un momento che i ragazzi dovranno vivere con gioia per quanto possibile, e a loro vogliamo fare anche un grosso in bocca al lupo, sperando che siano loro stessi artefici di quello che sarà il futuro di questa società, e quindi siamo nelle loro mani. Lo dobbiamo tacere o lo dobbiamo dire che Notte prima degli esami di Antonello Venditti fa emozionare anche i genitori? Fa emozionare anche i genitori e anche i ragazzi che forse non lo conoscono, ma comunque nell'aria sentono ancora riecheggiare di queste note, quindi sarà una buona colonna sonora anche per loro, quindi il miglior augurio che tutto possa andare per il meglio.